Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andrò a creare delle nuove piantine con l'aloe e ovviamente utilizzerò i polloni alla base della pianta che sarebbero questi, diciamo i suoi nuovi figlioletti, siccome ce ne sono veramente tanti, farò altre piantine. L'aloe è una succulenta e fa parte della famiglia delle aloeacee. Adesso andrò a svasarla per prelevare appunto dei polloni per fare nuove piantine. Questa pianta si può riprodurre appunto o prelevando i polloni come farò io oggi, per seme o per talea. Per talea magari girerò un video. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Niente, andiamo a svasarla. Per svasarla, in questo caso è un po' pesante, la sdraiamo. Appoggio, prendo proprio con la mano la parte centrale della pianta, comincio a fare un po' di leva. Poi giriamo. Ok, ci siamo forse. Appoggiamola qui. Ok. Mappete che radici. Appoggiamo qua il vaso. Allora, ragazzi, adesso conviene sdraiarla. Non li tolgo, non li andrò a togliere tutti, ne farò magari tre piantine nuove. Quindi sdraiamo di nuovo, magari dall'altra parte, così vediamo un po' questa. Ma intanto vi volevo far vedere che questi segni qui, questi spezzati così, è stata la grandine quest'estate. Ma comunque non c'è problema, tanto l'aloe è super resistente come pianta. Vediamo se c'è qualcosa che ci rimane già in mano così, altrimenti andiamo a utilizzare un coltello. Ok, allora ho preso un coltello perché è veramente piena piena di radici. Allora, questa faccio poi vedere come deve essere un po' almeno, eh. Ma se cadono delle foglie non preoccupatevi, tanto poi vi farò vedere in un prossimo video come fare la talea. Devo cercare un gruppo già compatto. Ok, questa dovrebbe essere una. Sì, questa è proprio una. Ok, l'importante è che abbiano un po' di radici, eh. Ok, allora, questa è la prima, vedete? Radici ne ha ed è perfetta. Quindi questa la possiamo già mettere nel vaso, l'appoggiamo qua. Ne preleviamo un'altra, così questa, la pianta, diciamo, la pianta madre senza polloni incomincia a respirare un po' di più.
L'aloe sappiamo tutti, il gel che rilascia, diciamo, è utilizzato molto in caso di, non so, ustioni, a livello rigenerante, fungicida, lenitivo. Per esempio, io mi ero scottato in viaggio di nozze alle Mauritius e avevano passato la foglia sulla scottatura ed ero guarito nel giro di 4-5 giorni. Allora, preleviamo questa, che questa è veramente grossa. Devo fare attenzione a non tagliare il fittoncino della pianta madre. Allora, l'aloe, io adesso che inizia tra poco, poi inizierà l'autunno, la lascio non proprio fuori, ma la metto qui. Fuori dal box, ma appunto riparato. Anche l'anno scorso ho fatto così e ha retto bene. Non vi preoccupate nel caso che le foglie tendono a diventare sul rossiccio, quella è solo una questione che poi la pianta si deve abituare gradualmente al sole. Quindi se la vedete rossiccia, non preoccupatevi, non state lì a bagnarla, non pensate che sia acqua, ma è solo un problema di esposizione al sole. Adesso vediamo se riesco a tagliare qua. Volevo far vedere questa, ok. Poi l'aloe continua a gettare nuovi butti, è una roba impressionante, ragazzi. Ragazzi, ce l'ho fatta a togliere praticamente tutta intera. Eccoli, questi sono proprio, è una pianta nuova che diventerà gigante. Ha tutte le radici. Anche questa, vedete, adesso vi faccio vedere, anche se mi è caduta, che ne abbiamo veramente tante. Vedete, una, l'importante è che abbia delle radici, eh. Questo gruppetto. Questa è già proprio una pianta bella sviluppata, questa più piccolina, la prima che ho tolto e ne abbiamo tante ragazzi, ne abbiamo tantissime. Perfetto, perfetto. Adesso andiamo a invasarle, tolgo già che ci sono le foglie, quelle che mi ha martoriato di più la grandine e le altre le andiamo a rinvasare. Prima di procedere con il rinvaso dei polloni, rimetto via questa, piano piano. Non abbiamo distrutto tutte le radici della pianta, questa qua grande. Io ho lasciato anche dei polloni dal lato di qua, piccolini, così magari il prossimo anno farò altre piantine. Adesso quindi io vado ad aggiungere la terra a questa pianta e rinvasiamo quelle piccoline. Allora, eccoci, ne ho un po' e adesso le vado a mettere in questi vasi. Qui nel vaso più grande ovviamente ne metterò un po' di più. Allora, mi raccomando, argilla nel sottovaso e userò terriccio universale mischiato ad argilla, per una questione di drenaggio, che l'aloe la ama molto. Allora, nel vaso più piccolo andrò a mettere a sto punto solo, vediamo un po', dividiamole così, perfetto. Allora facciamo queste. Quindi voi cosa fate? Vedete, con le radici mettiamo dentro proprio. Adesso manca terra. Consiglio sempre in queste case di riempire, visto che la pianta è piccolina, riempite il vaso di terra, fate voi un buco con le dita, spingete piano piano perché le radichette di questi polloncini di aloe sono proprio piccolini, spingete così e poi schiacciate intorno e poi sopra per finire della terra ma leggera, proprio leggera.
Dopo, visto che a fare i travasi si sporcano le piante e tutto, gli do una bella lavata, invece di bagnare la pianta, gli do una lavata con lo spruzzatore alla pianta, così va via la terra e intanto va anche un po' di acqua giù. E poi ovviamente dovrò pulire anche i vasi. Questa è spezzata e la lascio attaccata, che magari si cicatrizza. Allora, ragazzi, la prima piantina è fatta. La mettiamo qua. Veniamo, anzi, facciamo una bella roba, mi tolgo i guanti, preferisco che poi mi rimangano i vasi un po' più puliti. Allora, sempre argilla sul fondo. L'importante per l'ave, ragazzi, questi vasi tutti, tutti bucati, quindi se non sono già bucati, come in questo caso e quell'altro, io col trapano ho fatto un buco con la punta che viene dal vaso, punta del 6 o dell'8. Questo invece, che è il vaso medio, gliela facciamo così. Io vi consiglio di rimetterle sempre un po' a gruppo, non sparpagliate, in modo tale che si facciano già, tra virgolette, compagnia e creino poi in futuro un unico blocco. Come del resto mi aveva fatto la pianta madre, e tagliarla è stato un po', diciamo, difficoltoso. Terra. I grumi di terra grossi spaccateli, ovviamente, non c'è bisogno di avere le dita, però. Ok, mettiamolo qui. Argilla. Ogni pianta bisogna sempre cercare di creare comunque una faccia. L'ave cresce sempre, diciamo, parte il centrale va verso l'esterno, quindi noi gli creiamo un ciuffotto così proprio. Ma vi stavo dicendo del buco del vaso va fatto perché proprio odia il ristagno idrico, l'alo, una roba che potrebbe proprio marcirvi la pianta. Ok, questa è una bella radice, quindi scavate e mandate la radice piano piano giù, poi la spingete, tanto lei poi andrà. Ok, anche questa praticamente è fatta, gli aggiungo l'ultima terra e prepariamo l'ultima. All'ultima, se non io uso terriccio universale perché comunque ne avevo un po', ho anche della sabbia, se volete potete fare un mix, ma l'aloe ho visto che anche col terriccio universale rende. L'importante è che ci sia un ottimo drenaggio, quindi in questo caso il drenaggio è dato dalla nostra argilla. Argilla, oppure potete usare anche il lapillo vulcanico, che sono quelle pietrine che di solito io uso nei giardini per abbellire le aiuole, quelle rosse, è proprio lava vulcanica, diciamo. Questa più radice, quindi mettiamola così. Voilà.
usato una paletta, io non la uso perché mi piace proprio toccare la terra con le mani, tocco tutti i giorni, mi piace. E per finire, come vi dicevo prima, andiamo a lavare le nostre foglie sporche di terra, proprio così, passateci sopra le dita e non la bagniamo, eh. Poi io, queste qua sono giovani, quindi le metterò all'interno del box per quest'anno, oppure le lascio fuori, subito fuori dal box, coperto sotto il balcone, che prendono un po' di luce, ma magari metterò il tessuto in un tessuto per coprirle. Più che altro per evitare delle gelate, però ripeto, sono piante molto molto resistenti. Perfetto, dai, va bene così. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao, buona giornata.